Di genitori che si sono separati perché era un matrimonio combinato. Mia mamma viene dal sud, mio padre idem, e quindi era, diciamo, una cosa normale a quei tempi. Però mia mamma aveva questa voglia comunque di beat generation, di cambiamenti del 68, di lavoro, di prospettive, no? Questa ovviamente bambina, perché aveva 15 anni, 16 anni, ha approfittato di venire su con la sua sorella e poi è rimasta. Però il problema era che i miei nonni dicevano t'ha da spusà in pugliese. E quindi alla fine veicolò a nozze proprio perché il primo uomo che gli girò intorno piaceva a mia mamma, piaceva ai miei genitori, piaceva, scusate, ai nonni. E quindi quando due persone non si amano, quando già è difficile quando si amano due persone, no? Mettere nel cassettino ogni giorno qualcosa e fare di questo rapporto una bellezza. Sapere che sei in tre, no? Con Gesù, chi lo sa, chi non lo sa. E quindi lì sono scoppiate veramente, dopo il matrimonio, so, è scoppiata la realtà, no? Due caratteri completamente diversi, l'amore non c'era, io vedevo mia madre, mi ricordo da piccolino che passeggiavo quel triciclo per cercare i loro sguardi, ma non c'era attenzione. Quindi cresceva in me, dentro di me, un egocentrismo, no? Per farmi notare, e non c'era niente da fare, no? Ricordo sto bimbo che vedeva la mamma, per esempio, sempre piegata, che faceva quello che mio papà voleva, che erano senza giudicare, qua non c'è un processo ai genitori, è solo come dire, raccontare, prendere, diciamo, per farvi capire il percorso. E quindi anche mio papà, non so, voleva, non so, avere le stesse cose che aveva al sud, quindi pasta fatta in casa, mi ricordo mia matta piegata che doveva fare le cose come alla voglia, non che non ci sia niente di male fare le cose in casa, però mia mamma era una più, diciamo, intraprendente, era venuta a Milano perché voleva lavorare, aveva le sue amiche, le sue colleghe. E forse voleva un tipo di vita diverso, ecco. E anche mio papà, poi ho scoperto che appunto anche lui, no, nella sua infanzia ha avuto tantissimi problemi, insomma, i suoi genitori sono stati ammazzati, quindi ognuno viene dalle proprie ferite, no? Però io ho subito comunque la sua assenza, perché poi ben presto i miei si separarono, io avevo 6 anni. 5, sì, e ricordo poi le contese, no? Tra il mio, cioè nel senso che mia mamma diceva tuo padre, cioè lei cercava comunque di rassicurarsi il fatto che io dovevo decidere poi davanti al giudice da conquistare, anche se poi la tendenza è quella di dare alla mamma il figlio, no? Almeno fino a prima era fisso così. E quindi e io mi ricordo comunque anche mia mamma che diceva tuo papà, che è una cosa che non si dovrebbe mai dire, no? Tuo papà ci lascia qua da soli, tuo papà, insomma, scaricava un po' su di me. Ed è una donna, quindi non si può darle neanche una colpa, perché comunque le donne hanno bisogno dell'uomo in casa, non c'è di una figura forte, di qualcuno che l'aiuta. E così insomma, io cercavo questo amore paterno, ma non c'era, c'era un ricordo dolorante, perché insomma, anche qui la separazione si potrebbe aprire un capitolo, no? È sempre un lutto, è sempre una sofferenza per tutti questi ragazzi che la subiscono. E quindi io cercavo di identificarmi, no? Cioè io nasco maschio biologicamente, però poi maschi si diventa. E questo oggi forse si dimentica che c'è la fase del bambino e poi c'è la fase dell'adulto, quindi ci sono i neuroni a specchio, se uno non si specchia con la parte maschile, che è quella del papà, con chi è che ti puoi specchiare? Con la televisione, perché mia mamma lavorava, con il mondo, quindi ti giri verso il mondo per chiedere le cose. Io infatti ero sempre
attratto da tanti dagli altri, oppure da mia madre, di cui ne ho fatto comunque un santino, tra virgolette. Mamma poverina, mamma, no? E quindi ho in un certo senso incamerato odio verso gli uomini, però ne provavo anche invidia, perché comunque io mi avevo fatto crescere questa cosa dentro di me, cioè questo complesso di inferiorità. Vedevo i maschi che si atteggiavano in una certa maniera. Io non ero abituato perché nessuno mi aveva insegnato a camminare da uomo, e quindi io mimavo quello che faceva mia mamma. Però l'istinto, diciamo, siccome siamo geneticamente maschi, la parte istintiva, la parte anche dell'anima, la parte psichica, cioè, vuole essere maschio. Infatti io mi ricordo che mi avvicinavo sempre alla palla, cercavo di voler giocare con loro, cioè avevo fame di mascolinità. Però purtroppo cosa succede? Che mi prendo anche le mie colpe, non è che non voglio dare le colpe alla società o agli altri. Per esempio, delle volte succedeva che, non so, i ragazzi mi tiravano la palla, io mi vergognavo, no? Poi ho provato a tirarla, però la tiravo male perché non sapevo come tirarla. E quindi lì i ragazzi: ma no, ma tu non ci sai fare, eh? Poi, siccome appunto venivo anche dalla mamma che mi metteva un po' i capelli a posto, il ciuffettino, vedete, il papà serve perché magari dice: no, ma no, cosa fai in giro così, sei mondamerino. Poi andavo a scuola e le insegnanti, che sono tutte donne, mi dicevano: ah no, ma lui è figlio di separati, quindi no, sembra che bisogna trattarli in un altro modo. E allora io ero sempre quello un po' scusato: ma no, ma lui è sensibile, lui qui, lui si... insomma, sempre queste etichette addosso. E quindi mi esoneravano anche dalle volte dallo sport e tutto quanto. E quindi come dire, all'inizio ci provi, no? Andare con i ragazzi e tutto, avere amicizie, però per me è stata veramente dura, non ci sono riuscito di fatto. E questa è la fase pre-omosessuale, no? Che in realtà non esiste, come ha detto anche la dottoressa Silvana De Mari. Esiste una, come dire, la verità è che esiste una tendenza a, come dire, una latenza a essere eterosessuali. E quindi si ha un problema, cioè la persona è persona, si ha un problema di tendenza omosessuale, quindi non è la persona, no? E poi uno decide come, no? Diciamo, riparare in modo, il tentativo di riparare in modo sbagliato è quello più dell'istinto, quindi di pancia uno ha questa cosa qui, cosa fa? Cerca di assecondarla, dice: io sono così. In realtà non è la verità, ma è qualcosa, una risposta molto più profonda, molto più. E quindi per quello c'è bisogno di un aiuto psicologico, un aiuto anche per me fondamentale cristiano, perché ti aiuta a capire chi sei, no? Le tue origini, il fatto che si lavora su se stesso, il fatto che lo Spirito Santo agisce. E io però questo non l'ho potuto avere ai primi anni. Mi ricordo anche alle scuole. Praticamente che ho iniziato a andare male perché cominciavo ad avere con lo sviluppo, cominciavo ad avere i primi, come dire, le prime, primi, idealizzavo gli uomini, no? Li erotizzavo, li mettevo sull'altarino, perché poi ho scoperto con la psicologia era quello che io volevo essere, cioè quella parte di loro che ti attira maggiormente. Che in realtà pensano tutti che sia un problema di sesso, no, in realtà quella cosa che tu, quei bisogni insoddisfatti nell'infanzia, crescono a dismisura, che poi alla fine, io faccio l'esempio dei cannibali, perché i cannibali si mangiavano le persone perché credevano che così potevi prendere la loro forza, la loro cultura, la loro, insomma, soprattutto gli attributi positivi, no? E così avviene dentro di te, di pancia, ti senti così, ti senti con questa pulsione, e anziché andare a capire, no? Si asseconda questa pulsione. In realtà bisognerebbe partire da un altro punto di vista, no? Cioè farsi fare delle domande, dire: per cosa c'è dietro questa mia omosessualità? Perché provo queste cose qui? Solo che oggi è vietato. Oggi non puoi assolutamente
no? Nonostante c'è comunque nel manuale diagnostico, nell'ICD-10, che è per quello che serve per. C'è appunto scritto che se un omosessuale è un omosessuale egodistonico, quindi ego, cioè non si sente in sintonia, per spiegarvi, col proprio essere, ha diritto ad avere un altro tipo di terapia. E quindi non è focalizzata sull'omosessualità, è focalizzata sull'identità. Io ero in crisi di identità perché a un certo punto tu ti innamori di sto ragazzino o pensi che quello sia l'amore ancora di più. Perché tu conosci quella roba lì di fuoco, ma poi adesso, cioè, so cos'è l'amore, che è un'altra cosa. Quindi eroticamente cercavo sempre di brancare con questi ragazzi. E questo è un punto anche fondamentale, per quello ci sono tante, come dire, per esempio nei matrimoni hanno messo la clausola che non c'è la fedeltà. Perché poi succedeva che nelle relazioni o mollavo io o mi mollava lui. E non è bello perché è triste, perché poi noi non siamo fatti per stare da soli, non siamo fatti per mangiare davanti a un tavolino, no? Così. E quindi cercavo di compensare anche questa mia cosa, come? Vedendo tanta televisione che ti indottrina, c'era già all'epoca, quindi è partito tutto da Will e Grace, piuttosto che da tantissimi altri telefilm, anche sempre gli stessi autori più o meno, il mondo LGBT. Era già negli anni 70 cavalcava, e anche in Italia c'erano i primi film di Pozzetto, no? Anche nel cinema c'erano persone comunque gli omosessuali rispettate. E non siamo qua per dire che loro sono brutti e sporchi e cattivi, ma siamo qua per appunto per contrastare l'ideologia e contrastare comunque tutto il male che ne viene fuori da questa connotazione, diciamo, politica. No? E quindi non con l'omosessuale perché fa le sue scelte, ognuno è libero, però io devo essere libero di fare quello che insomma mi sento di fare. Oggi non c'è questa libertà. Tanto è vero che poi io quando entro in crisi, alle prime scuole, che appunto vedo questo ragazzo che riusciva a fare tutto, me ne innamoro, perché lui era quello che faceva praticamente gol, quello che tutte le ragazzine le andavano dietro, andava bene a scuola. E io ero diventato matto, quindi non capivo più niente. Poi vedevo gli altri, mi sentivo rigettato. Vedevo gli altri che erano diversi da me. Vedevo gli altri che venivano, il papà li veniva a prendere. Io aspettavo fuori, delle volte dovevo andare a casa da solo perché mia mamma doveva fare tre lavori per lavorare. E qui poi succede, insomma, questo mio peggioramento, no? Anche in sentimenti comunque brutti, perché ti senti da solo, no? E quindi l'unica chance è quella, piano piano, come è arrivata, di conoscere un altro ragazzo che subito dopo le scuole medie, appena finite le scuole medie, intorno ai 14 anni, ho incontrato questo ragazzo che faceva il liceo, più grande di me, effeminato, e quindi io vedevo in lui, insomma, un po' delle come me, no? E chiedevo, no? Ma lui diceva: no, ma guarda che ce ne sono tanti come te, vieni in questi locali, vieni, vieni, che lì vedrai che insomma è naturale, una cosa così. E lì per lì io, vabbè, sono rimasto con questa cosa. Poi ho sognato di notte, sognavo sempre questo ragazzo. Quindi mia mamma ha cominciato a portarmi nei vari consultori, e qui arriviamo agli psicologi, che sono veramente tremendi oggi, non tutti, ma parlo quelli allineati al pensiero unico, no? Quindi oggi siamo nella bellezza della verità e lì siamo nell'orrore del vietato, del diktat, no? E quindi siamo qua invece per dire che bisogna assolutamente riprenderci questa libertà che oggi non c'è. E io sono stato etichettato alla faccia della psicologia, che dice che deve essere neutrale, che poi anche la persona neutrale non esiste, quando indottrinano tutte le scuole e quando dicono a un bambino come me, dicono: tu sei gay, no? E hanno detto a mia madre: no, ma lui è omosessuale, lui vivrà la sua vita da omosessuale e il problema ce l'ha lei, le hanno detto a mia mamma. Ma questo non una volta. Perché mia mamma, cresciuta con 10 figli dai miei nonni, zii, parenti, lei a sua volta con 10 fratelli e sorelle, non poteva credere a una cosa del genere, no? Non voleva che suo figlio, perlomeno, ecco.
E quindi ha continuato ad andare avanti questi psicologi. Il verdetto era sempre quello, io me lo ricordo chiaramente. Ed è tuttora oggi così, purtroppo. E ne ho le prove, non è che lo dico perché. E quindi, quando sei, come dire, etichettato con un triangolo rosa come nei campi di sterminio che ti dicono tu sei gay, cresci così. E dopo i giovani ti dicono, ma la televisione ti mette che questo mondo gaio, questo mondo colorato, tutto quello che c'è dentro di te che esplode, gli ormoni di quell'età lì, infatti i più giovani, guardate, sono tutti militanti, no? Non è che mettono le persone della mia età o anche di più. E quindi lì cosa è successo? Che a un certo punto io entro in questo paese dei balocchi, lo chiamo io oggi così. Dove sì, incontro anche delle persone che mi hanno veramente, mi hanno dato questi bagliori di gioia, mi hanno dato amicizia, mi hanno dato. E quindi sembrava che per un po' tutto forse fosse così gaio, così bello, così gioioso, così bello, no? Ma in realtà poi con gli anni, siccome c'era anche un senso di rivalsa nei miei confronti, perché io mi sono buttato via quel ragazzo triste che non riusciva a scuola perché era tutto, come dire, era più impegnato al dolore, no, dell'omosessualità, e quindi avevo voglia di vendetta. E quindi lì, perché tu subisci tanto, no? Dici non riesci ad andare con lui, cioè non ti aiuta nessuno, e quindi alla fine diventi vendicativo, no? E quindi c'è questa voglia di rivalsa che già nei giovani è normale perché vogliono fare, vogliono esplorare. E quando mi si è offerta la proposta subito, che hanno visto il giovane 17enne, 15enne, 16enne che andavo già al pomeriggio con la scusa, vado da papà, dormo da papà, io andavo nelle discoteche perché lì stavo bene, no? E allora erano gli unici circoli che c'erano, quelli erano, e quindi io mi identificavo là. Oggi li chiamo ghetti, ma purtroppo è la realtà. E quindi cosa succede? Che a un certo punto io lì mi diverto, comincio a fare soldi perché mi dicono: ma sai che sei un bel ragazzo, vieni, no? Domani ti faccio ballare, ti do 100.000 lire. Per me 100.000 lire sono 100 euro, no, di oggi. E allora considerate che mia mamma prendeva i vestiti dalle suore per vestirmi, quindi io avevo anche tutta sta roba che non mi potevo mettere un jeans della Levi's, non mi potevo mettere, no, c'era l'epoca dei paninari, delle mode di ognuno di noi dell'epoca. E quindi la rivalsa mia è stata quella, sì, caspita, ho cominciato a fare serate, poi sono diventato PR. E poi ho cominciato ad essere seduttivo, no? Nei confronti di gente facoltosa. A quell'epoca la Milano era la Milano da bere, perché erano gli anni 80, e quindi io mi ricordo proprio già dall'inizio dell'88, che avevo 18 anni, 19 anni, mi ricordo proprio, cioè si navigava nell'oro, no? Io andavo in giro con i Rolex che mi avevano regalato d'oro. Avevo tutti questi amanti che mi volevano portare alle feste perché erano ricchi, non volevano farsi vedere da soli. E io ho accettato, anche perché erano bei ragazzi, sinceramente. E poi io era quello che sentivo, quindi dovevo rifarmi, no? Il mio portafoglio si era gonfiato, ho abitato in centro a Milano, zona Paolo Sarpi, quindi centro storico. Tutti mi venivano a citofonare perché ero in centro, ho avuto anche l'autista. Perché poi pian piano ho conosciuto il mondo della moda, Milano, mondo della moda, Roma cinema. E quindi in quell'ambiente, per quanto possano criticare oggi l'arcigay, ma lui non era solo in quei piccoli, allora quelli erano gli ambienti, allora quello era il successo che avevano, no? Ci veniva anche Amanda Lear, ci venivano gli artisti, insomma, perché sappiamo che c'è un connubio tra artisti e omosessuali, perché col pensiero diciamo libero. E quindi io lì comincio a conoscere anche persone facoltose a livello della moda e smetto di fare anche un po' il ballerino perché mi ero stufato e quindi crescendo ho cominciato a vendere vestiti, conoscendo appunto gente come Versace, così nei negozi, Dolce & Gabbana, mi proponevano, dai, vieni in questo negozio e fai il personal shopper, no? Porta la gente, accompagna la gente a comprare e a vestire anche certi gay che volevano essere, no? Trendy, si dice oggi. E io l'ho fatto, ho accompagnato anche, per farvi capire, delle principesse del Brunel, cioè che
che lasciavano 200 milioni solo per la Versace. Ho visto, cioè, delle cose allucinanti, ma non è che le dico perché, proprio per farvi capire la portata, quando dicono che i gay sono c'è omofobia, no? Io in realtà ho visto tanti miei amici che avevano queste possibilità, soprattutto in questo mondo della moda, dello spettacolo, della fotografia, di tantissime cose. Lavoravo a Canale 5, con la scusa di battere le mani, facevo qualcos'altro, e quindi ho conosciuto anche persone all'interno. La persona più meravigliosa che ho conosciuto è stata Lorella Cuccarini, perché veramente era una persona splendida, bellissima, meravigliosa. Quindi questo è per farvi capire. Poi subentra dentro di me, siccome queste relazioni non andavano. Allora era nato dentro di me questo sentimento di dire: ma l'omofobia, no? È perché tutti dicevano, ma è perché comunque non c'è tutto il mondo, non ci vuole, allora è normale che noi reagiamo comunque nervosismo, non ci fidanziamo alla luce, molti sono, come dire, li chiamavano velate, no? Cioè persone che non ammettono di essere omosessuali e quindi non, per quello non funzionano le relazioni di qui di lì. Allora io dico: vabbè, vado in America. Anche perché i soldi ce li ho, smetto di fare il personal shopper perché mi ero stufato anche lì, e apro proprio un'agenzia di viaggi in società, con un tour operator, perché vedo, quando vado a New York, vedo praticamente una scritta gigante con questi cartelli pubblicitari della Club Med, delle navi grandissime che portavano i gay a fare vacanze a Miami, alle Hawaii e compagnia bella. E lì vedo tutti questi ragazzi bellissimi che erano su nelle spot pubblicitarie. Caspita, questa cosa bisogna portarla in Italia, no? Io ero anche, come dire, un po' imprenditore come indole, e ho detto: devo assolutamente fare sta roba qui, no? Perché, ecco, vedi, in Italia sono il solito paesino che. Allora parlo con l'Arcigay, e l'Arcigay ci sta. E comincio a organizzare per loro delle cose, no? Tipo delle mini crociere mi ricordo c'è ancora la Moby Line in Corsica, e in Sardegna, e poi una vacanza a Taormina, però il mio obiettivo era quello di arrivare alla costa. La costa ci stava a fare questa crociera. E allora mi ero iscritto alla IGTA, la più importante delle agenzie americane, per come dire, il turismo omosessuale. Quindi pensate, già allora c'era questa International Gay Travel, adesso è anche End Lesbian Association. E lì facevi dei workshop per capire come lavorare, come andare, no? C'è un'affiliazione. E quando ero seduto in una sala conferenze più grande di questa, ricordo che c'erano marchi come la Philips. C'erano le carte di credito, quindi c'erano dei grandi poteri forti. C'era la carta di credito gay, pensate, con l'arcobaleno. E quindi lì capisci che ci sono dei poteri forti in gioco, no? E ti vengono anche fatte delle proposte. Allora mi ricordo che nel gruppetto di analisti mi dicevano: ma lei cosa fa sulle crociere? Perché io dico: io guarda, sto organizzando sta roba, ma più di 20 persone non tiro su. Cioè, voi avete le navi a 5.000 persone, riuscite a portarne via anche 300-400 alla volta. E mi dicono: ma perché? Allora vediamo un po', tu cosa fai? E io faccio lo spettacolino con la drag queen e poi andiamo a visitare i luoghi, no? Ci divertiamo, stiamo insieme, socializziamo. E mi guarda e mi dice: sì, ma devi mettere dei ballerini, devi mettere la leva del sesso, è importantissima per gli omosessuali. Se tu non crei, non so, dei ragazzi che fanno i balli nudi, mezzi nudi sul palco, non crei delle zone apposta perché loro possano comunque andare a fare l'amore libero, no? Dice loro, sono così. Insomma, non è che lo diciamo noi, la scrittura di Pasolini, di molti altri, voglio dire, lo dicono chiaramente, no? E anche la stessa, come dire, bibliografia gay, se si può dire, nel senso che proprio si vedono queste cose. Poi io ho partecipato anche ai campeggi omosessuali, che sono stati i primi eventi, diciamo, turistici. E lì mi viene detto: devi mettere questa marcia assolutamente del sesso, perché è il motore che muove l'omosessualità.
Io ovviamente poi vado, dico vabbè, mettiamo sta roba, come faccio questa cosa? Il cassetto mio si riempie. Però ragazzi, cioè, io vi dico la verità, scusate ragazzi, perché parlo di solito ragazzi, alla fine vedevo che questi, cioè, queste persone venivano usate, c'era cioè un numero, no? Perché tu gli dai una tessera, un numerino identificativo, e poi alla fine li crei queste, ci sono proprio delle aziende che fanno questi labirinti, questi, queste cose che avete visto finalmente, perché erano anni che dicevo alla televisione, a Striscia la Notizia, alle Iene, parlo del caso Andos, no? Ma in realtà si può entrare benissimo ancora con le tessere dell'associazione gay, quindi è inutile che andiamo a toccare una piccola Andos che c'era un po' di anni ha fatto l'appalto, no? 5 minuti? Ok. Allora, e lì cosa succede? Che lì comincio io già a capire che c'è qualcosa di, insomma, però sai, diventi fatalista, dici la vita è fatta così, è fatta di soldi, no? E vado avanti. Poi cosa succede? Che questo teatro dell'assurdo, a un certo punto, lo chiamo io, comincia a diventare meno colorato, perché ci sono morti di AIDS, no? Era il periodo in cui si facevano i candlelight memoria, si facevano i giorni con il fiocchettino rosso, andavamo tutti a fare questi con i ceri. E io mi ricordo che ho lasciato una scia di miei amici morti e quindi è stato un dolore per me vedere tutti questi ragazzini che avevano 13, 14, 15, poi 24 anni, vederli morire. È uno strazio che non si può descrivere. Soprattutto l'ultimo delle mie persone che abitavano di fianco, che io ho dovuto assistere, che per un ragazzo narciso che si vestiva, che andare in un ospedale, già solo l'idea dell'ospedale ti veniva da star male. Dovevo comunque curarlo, accudirlo, perché molti sono scappati e quindi gli unici eravamo rimasti in due, e lì vedi proprio la realtà, no? Perché vedi tante corsie di persone che in quel momento morivano, omosessuali e gay. Ora il fenomeno è sempre lo stesso, perché se guardate le statistiche non se ne parla, però è quello. Poi le malattie, che non vi sto qui a dire, perché si prende di tutto, perché il preservativo non preserva, questo l'ho scritto sul mio libro con tanto di note scientifiche. E in più tutti questi gironi infernali con nomi, con discoteche chiamate appunto con i nomi io ho visto anche delle cose incappucciati così, ma non ero bevuto, vi assicuro che c'era qualcosa di strano, perché io una volta mi sono anche sentito male, lo racconto nel libro. Vabbè, lasciamo perdere questa parte spirituale. Io cosa succede? Che a un certo punto, poi dopo vedendo questo ragazzo che volevo tanto bene, perché era quello con cui io facevo i grandi spettacoli, andavo in giro, era una persona d'oro, aveva lavorato addirittura per i migliori sarti di Milano, era un sarto, così è morto. E io ho dovuto portare, cioè, al funerale ho visto la bara, lì ti rendi conto veramente... insomma, tutte queste vite, no? E lui mi ricorda che mi ha lasciato con un perché, prima che il suo cervello andasse in toxoplasmosi. La toxoplasmosi è un virus che se lo prende la persona sieropositiva, pian piano si infetta il cervello con pus e comincia a perdere l'uso del, piano piano, l'uso delle gambe, l'uso della vista. Io ho visto tutto questo, vi assicuro che lì era un pianto interrotto. Poi un giorno gli ho regalato una Madonnina di Siracusa e miracolosamente, dico io, ha perso proprio la ragione, proprio, e la dottoressa mi ha detto guardi che è meglio così, perché sennò avrebbe sofferto tantissimo. Io faccio gli esami perché torno da questo viaggio di nuovo, che andavo in inverno a Miami, torno e mi febbre a cavallo, mi dicono ma forse hai la malaria, proviamo a fare qualche test su test. Poi mi prende questa dottoressa e mi dice Luca, purtroppo sei risultato sieropositivo. Il tuo valore, i tuoi valori della, insomma, dimostrano che se non arriviamo in fretta tu vai in AIDS, no? E allora io ho dovuto fare le terapie sperimentali che c'erano allora, perché non c'era la guarigione, si sapeva che dovevi morire, quindi io sapevo di dover morire. Doccia fredda, non vi posso dire come ci si sente, e lì praticamente ho cominciato a prendere questa terapia sperimentale, mi cadevano i capelli, mi sono dimagrito, mal di pancia, vomiti,
E lì veramente depressione allucinante, e non vedevo l'ora di farmi fuori, no? Perché così avevano fatto anche i miei amici, perché col cavolo che poi l'arcigay viene là ad aiutarti. E c'era la Caritas che veniva, è stato il mio avvicinamento, diciamo, un po' a vedere questo bagliore di luce della fede. Poi quando io sto male, il giorno proprio che sto male, più intensamente, mia mamma mi aveva dato, siccome lavorava dalle suore, mi aveva dato questi quadri della Madonna, delle icone. Io vedo queste icone della Madonna e mi rendo conto che la Madonna era viva. Cioè, nel senso che io non potevo dentro la mia mente pensare che la Madonna non esisteva o era una figura così come una favola. Allora prendo questo rosario dopo averle tentate tutte, buddismo, cose varie, Mezz'ora. varie. Sì, scusa, che non abbiamo. E lì praticamente succede la disgrazia perché volevo farmi fuori, ma invece entra la grazia, no? Come dice Sant'Agostino. Perché prendo questo rosario, mi aggrappo a questo rosario, comincio a fare questa decina, no? E dopo la terza decina, a un certo punto crollo, sento un silenzio proprio come non so se avessero sparato agli uccelli, io non so come spiegarvelo, ma un silenzio come se le creature si inginocchiassero in quel momento perché sta apparendo la Madonna. Io vedo Maria nella profondità del mio inconscio, ma è come vederla, non so spiegarvelo questo. E senti dentro un amore che senti che è così, perché se le aprirebbe di più il tuo cuore non reggerebbe. E davanti a quella cosa lì te ne frega più niente della tua vita, degli altri, non nel senso negativo, ma proprio che tu sei come fossi trasportato, non lo so, in una cosa bellissima. E lì la Madonna mi dice, mi fa capire, perché poi c'è tutto un discorso anche di capire le cose con la preghiera. E lì di andare avanti, di andare avanti. Io mi vedo come un bambino che fa i primi passi, che cade per terra, no? Che non riesce a camminare. Lei mi dice: vai avanti, vai avanti. Mi dà la speranza. E non ha tardato, perché io poi subito incontro in una festa questo libro di questo professore americano che si chiama Joseph Nicolosi, che uno adesso purtroppo è morto quest'anno. È stato uno dei più grandi esperti mondiali di 40 anni di casistiche e di vita vissuta su questo, e che dice che gli omosessuali sono persone eterosessuali latenti e che possono ritrovare la loro eterosessualità che è latente. Io per sfida, siccome stavo male, ho detto: ma proviamo. All'inizio mi sembrava la solita americanata. Però quando ho letto quel libro, invito tutti a leggerlo, o anche a leggere il mio, perché dentro parlo di queste cose, ho visto tutti quei ragazzi che avevo conosciuto, ed era la verità, dice tantissime verità psicologiche. Poi ho riletti altri, e alla fine quella psicologia è un gruppo praticamente di persone cristiane omosessuali che portano omosessuali, cristiani con l'identità ferita, quindi ci sono anche eterosessuali dentro. Mi hanno aiutato veramente a riscoprire me stesso, i viaggi a Medjugorje, lo Spirito Santo, ma soprattutto la psicologia, la psicoterapia di eccellenza mi ha aiutato tantissimo, orientata in una giusta maniera, perché non ti dicono cosa fare, ti fanno le domande e tu rispondi, quindi ti ascoltano, che è la prima cosa bellissima che avevo trovato. E da lì capisci veramente tante cose di te. E io ho iniziato ad avere delle amicizie perché mi dicevano: tu devi ricominciare da dove hai, insomma, hai interrotto, quindi a riprendere le amicizie maschili, a fare soprattutto questo, perché questo è il nodo centrale. E quindi è un problema di relazione. Io ho cominciato ad avere amici maschili. Ho convertito proprio tutta la mia vita, è difficile, tutto quello che volete, però non ci dilunghiamo, però sono riuscito finalmente da un call center, sono arrivato a fare un lavoro come guardia giurata a Milano. E lì è stata veramente una bellissima esperienza, perché ho tolto dentro tutte queste mie bugie, la paura, la vergogna di non essere accettato. Io sono come gli altri, Dio mi ha fatto come gli altri, io sono come gli altri. Avrò dei problemi di, che ne so, io di autostima, ma questo non importa, li supererò. Quindi quando fai così, automaticamente si risveglia dentro di te quella voglia di essere normali, cosa che non si può più dire, no? E lì io comincio a conoscere questi ragazzi e il desiderio crolla. La pulsione crolla, mi è crollata la pulsione omosessuale. Dopo qualche mese,
soprattutto dopo anni, proprio definitivamente, dopo 3 anni, mi ritrovo in una spiaggia con i miei amici. Io poi frequentavo di tutto perché per me andava bene CL, andava bene Rinnovamento, pur di stare con, ritrovare, no, quegli amici perduti a 30 anni. E lì vedo che non sento più le pulsioni omosessuali. Quindi per me, io già saltavo per la gioia, mi ricordo che ero a Caravaggio quel giorno e saltavo di gioia, no? Poi in spiaggia, mi era successo con i miei amici a Rimini al congresso di CL, che anche lì io ero in spiaggia e non guardavo più i costumini dei ragazzi e dire quello là diventerà il mio fidanzato, potrebbe essere. No, è successo che dopo un po' di tempo, quando ho rimesso a posto questa bellissima cosa, io mi invaghisco di questa ragazza bionda, bella, no? E tutto. Poi non è andata bene, perché comunque lei, gli avevo detto che era omosessuale, diceva sì, è trendy. Quando gli ho detto che facevo 3 rosari al giorno e la Bibbia, mi ha detto no, è la messa quotidiana, non è possibile. Allora gli ho detto: signore, guarda, una croce sì, siamo due matti. No. Ma siamo matti. Come per la pillola del giorno dopo. Ha detto no, è troppo dura combattere per me in questo momento. Allora ho pregato, ho tolto di nuovo al Međugorje, altra tramvata, nel libro l'ho scritto, e lì conosco Teresa, grazie ai miei amici, che è diventato mio cognato. Poi conosco Teresa, che oggi è mia moglie, perché dopo al festival di Međugorje dei giovani ci siamo incontrati, ci siamo fidanzati per 2 anni, poi ci siamo sposati nel 2008. E la cosa più bella con cui vi posso lasciare, la bellezza, no? Che io piano piano, facendo una vita regolare, quindi fedele, casta, perché oggi sembra quasi qualcosa di, no? Ah, invece è meraviglioso, una vita ordinata, regolare, bella, alla fine la mia carica virale si è abbassata, è arrivata a 0. E quindi io ho potuto avere nel 2012, ho avuto una bellissima bambina che si chiama Gemma. Oggi ha 3 anni. E questa è la più bella testimonianza che vi voglio far fare. Ecco, io poi gestisco una casa di spiritualità dove aiuto questi ragazzi, dove facciamo evangelizzazione. Se volete aiutarmi, vi chiedo proprio o con le preghiere, o c'ho anche il mio libro fuori, se volete aiutarmi, perché le spese sono veramente alte, poi siamo massacrati sempre dai media, da tante persone, quindi grazie, ecco.